non bisogna sempre segnare per prendere un bel voto in pagella, l'importante è che segni l'Aquila, a prescindere poi dal marcatore. Poscio. Quello che ti ho detto nell'intervista in settimana, infatti, chiunque facesse gol, facendo pure una battuta prima, avevo detto prima della partita, pure un autogol va bene, e così è successo. Quindi, sì, l'importante era soprattutto i tre punti, una giornata incredibile per tutto, per il ricordo di ieri soprattutto, ci tenevamo a fare veramente una gran partita, a regalare questa vittoria a questa gente che è veramente stata impeccabile oggi, sono stati loro i protagonisti veramente di una giornata che rimarrà, penso, per tutta la città nei prossimi anni. E soprattutto, poi ce ne parlavamo col presidente Massi, bellissima l'immagine del ricordo della curva ospite, che prima ovviamente di incitare la squadra ha ricordato quei tragici momenti. Ora ti chiedo, perché il mister non è sembrato contentissimo, ha pesato anche un po' la pressione, il valore di questa gara? No, penso che sia stata una parte equilibratissima. Vabbè, quello che hai detto prima, sottolineato, è stata una bellissima giornata di sport, quindi questo è lo sport puro e bello. Non tutto il resto. E poi la seconda parte che mi dicevi, assolutamente penso sia stata una parte equilibrata, due squadre forti che sono incontrate, è stato un episodio che ha determinato il risultato, però penso che tutto sommato siamo stati superiori e abbiamo meritato a livello di occasioni la vittoria di questa partita. Ascolta Poce, ora ne mancano quattro sono anche i punti di distanza dal campo basso, che sotto l'aspetto del calendario oggi aveva, non ce ne voglia il Riccione, uno scontro meno complicato, diciamo così. Ora però forse i ruoli nella domenica successiva si invertono. Sì, sappiamo che loro avranno una partita difficile come è stata quella nostra oggi, quindi noi cercheremo di fare queste quattro partite, veramente quattro finali, cercare di fare arrivare a 70 punti, se loro farà 71 gli daremo la mano e faremo i complimenti. Ascoltami, ora c'è bisogno anche del tuo apporto nuovamente sotto l'aspetto delle realizzazioni, però vincere le partite con questo risultato è sintomo di maturità secondo te, cioè passare in vantaggio e poi avere l'equilibrio e la testa giusta nell'andare a difendere di squadra, non solo di reparto? Sì, penso che ovviamente oggi c'era più di tre punti, quindi ovviamente era una partita che dovevamo cercare di gestire, però penso che dopo il vantaggio loro non sono stati manco mai pericolosi, quindi questo parla della parte della maturità della squadra, di non avere fretta a giocare. Infatti abbiamo avuto anche qualche ripartenza che potevamo andare anche in vantaggio e fare il raddoppio, quindi ti dico è stata assolutamente una prova di maturità. Ti chiedo sul tocco di mano di Bellardinelli se hai visto qualcosa e se secondo te c'erano gli estremi per il calcio di rigore. Guarda, appena finito il primo tempo sono andato a chiedere a lui, quindi sinceramente mi ha detto guarda, l'ho presa proprio di petto, quindi non c'è stata proprio mano. Me l'ha detto proprio lui così, poi non ho visto ancora le immagini, però lo rivedremo. Mi ha detto lui sinceramente che non l'aveva presa proprio di mano, quindi penso che non l'ha presa proprio.